Siamo venuti a Tarquinia a riprendere con lo scanner laser Leica Station 2 una tomba etrusca costituita da due stanze. Lo scopo della ripresa era fondamentalmente quello di ottenere dei dati molto precisi della struttura e quindi poterla modellare sia nella parte inferiore che nella parte superiore. Le riprese sono durate circa 2 giorni. Abbiamo cominciato dalla prima camera più interna, la più piccola. Abbiamo fatto una ripresa centrale e una ripresa laterale perché questa era nell'angolo destro, aveva una piccola nicchia e dei fori sul pavimento che sono stati documentati. In un secondo momento è stata ripresa la seconda camera più grande sull'esterno e sono stati ripresi i punti di collegamento tra l'interno e l'esterno per unire geometricamente le due camere. I dati raccolti serviranno per vedere un modello tridimensionale con un numero di punti molto elevato, data la distanza a cui sono stati raccolti, che nelle stanze è stato di circa 4 mm. All'esterno invece sono stati raccolti ad 1 cm e il totale di dati raccolti di circa 20 milioni di punti. Per testurizzare il modello tridimensionale sono state raccolte 160 immagini ad alta risoluzione che saranno sovrapposte al modello per renderlo praticamente fotorealistico.